in questo raffreddato, assonnato, tantissimi aggettivi, baretto di crepi. Oh, baretto di crepi, finalmente. Dopo una settimana, dopo che non ho caricato video per una settimana, torniamo di gran carriera with the baretto. La primavera, voi dovete sapere che per me è una stagione di merda, perché io sono allergico a qualsiasi cosa che circola nell'ossigeno durante la primavera. Ed è un periodo di merda anche per Pokémon, o almeno lo è stato, perché praticamente sono morti tutti i canali di Pokémon, dal primo all'ultimo, visto che Game Freak non ha voluto far uscire news. Siamo tutti morti, ma oggi abbiamo un bagliore di speranza in un cielo che è completamente nuvoloso. Ma ci arriviamo con calma, come con la morte. Piano piano. Allora, prima di iniziare con le nostre news, oggi abbiamo sorprendentemente un sacco di cose di cui parlare. Metà sono stronzate, ma abbiamo tante cose di cui parlare. Volevo informarvi che sono una persona veramente stupida, perché lo scorso baretto ha fatto pochissime visual rispetto agli altri, perché giustamente io non ho pensato che titolando Detective Pikachu la gente non l'avrebbe visto per gli spoiler. E sono stupido. Ve lo metto nelle schede, andatelo a vedere. Comunque, pur facendo poche visual, ha fatto i suoi like, quindi io vi invito a mettere un mi piace anche a questo giro nel baretto. Se siete in Premiere, commentate qui sotto, finita la Premiere, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Sono ufficialmente in calo con gli iscritti questo mese, ve lo dico. Primavera è una stagione di merda, si diceva, per l'appunto. Che schifo. Comunque, dopo avervi chiesto il... Madonna, che caldo. Posso fare una cosa trash, no? Perché fa caldissimo. Fa caldissimo. 3, 2, 1. Eccoci qua. Non ho tagliato le maniche. È un'altra maglietta, tra l'altro bellissima, con Bulbasaur. Non è uno sponsor, non mi rompete i coglioni. È solo bellissima. Comunque, signori, dopo aver parlato dei mi piace che non vengono presi da YouTube, dopo avervi chiesto di mettere un mi piace, dopo aver parlato della primavera che uccide il mio naso, devo iniziare a bere. Devo iniziare a bere, perché la prima news è una news di merda e io devo bere a Pokéjungle. Non so se sapete cos'è. Adesso prendo la birra e nel mentre che prendo la birra vi spiego perché sto per bere a Pokéjungle. 4 giorni fa Pokéjungle titola un suo post su Twitter Great News, quindi grandi news. Voi immaginerete, ok, grandi news, grandi, sì, carichi, carichi. Cosa hai detto? Rilasciati i peluche della seconda gen. Neanche lo spiego perché bevo, va bene, bevo e sto zitto, vado avanti con tante news, ok? Ah sì, c'è lei, perché è molto buona e devo finirla. Amica di mille battaglie. Pokéjungle, detto ciò, come great news. E io lo capisco che ci sono anche altre sezioni del brand, ma great news, i pupazzetti, Dio caro. Vai su Amazon, comprane uno. Perché great news? Lo faccia a 350 like, compro uno di questi pupazzetti, l'ordino su Amazon, tanto non li raggiungiamo 350 like perché muoiono i like. Comunque, dissata Pokéjungle, che stelline, non gli voglio neanche così male, però questo articolo mi ha fatto bestemmiare il cervello perché vuol dire che siamo nel degrado più totale. Passiamo alla prossima news, che... Allora, è stato annunciato un nuovo gioco Pokémon e prontamente, ragazzi, dalla community americana, spettacolare, tutti a titolare New Pokémon Game. È un gioco su smartphone, ok? È Pokémon Rumble. Ve lo ricordate Pokémon Rumble? Regia, mi mandi delle immagini di Pokémon Rumble per far capire la portata ideologica di questo gioco. Ecco, questo è Pokémon Rumble. Sono dei pupazzetti strani di Pokémon che corrono e uccidono altri pupazzetti. Ok, è un gioco veramente brutto. Io l'ho provato, mi fa cagare. È un po' stupido. E infatti è finito su smartphone, perché fino a ieri era su Nintendo 3DS. Ora, su questa cosa mi avete un po' dissato in realtà, perché io ho fatto un post su Twitter dicendo una roba del tipo: che brutta fine che ha fatto Pokémon Rumble. E voi giustamente mi avete detto: ma in realtà Pokémon Rumble è bello così su cellulare, cioè si presta bene. Sì, certo, è proprio questo il problema. Cioè, era un titolo, fra virgolette, di punta tra gli spin-off Pokémon, è finito sul cellulare, in questo senso è degradato. C'è qualche fan di Pokémon Rumble? Non mi mettete dislike. Spiegatemi cosa vi piace di Pokémon Rumble. Comunque, non bevo per nessuno, anche se potrei bere per gli americani. Fammi vedere se gli americani hanno titolato qualche merdata. Adesso controllo, poi vediamo. Except it got, like, no updates. Che cazzo? Ok, no, va bene, non disso nessuno. Cioè, potrei se mi informassi meglio, però non c'ho voglia, quindi prossima news. Che devo andare spedito, ne abbiamo tante oggi, quindi veloce, veloce, regia, grazie, transizione, olè! Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un articolo di Pokémon Millennium, che vi linko in descrizione perché è un po' più tecnico delle merdate che dico io, in cui si diceva che un'intelligenza artificiale era in grado di riprodurre dei Pokémon partendo da dei Pokémon esistenti. E... più o meno, perché come potete vedere dalle immagini che la regia mi sta a permettere, la mitica regia, che è la mia lavastoviglie rotta, ok? Chiariamo questa cosa. Regia, mi mandi per piacere i Pokémon, grazie. Cioè, oh, guardate questa cosa.
cosa. Cioè, probabilmente questa è la nona gen Pokémon Chernobyl e Pokémon Fukushima, perché altrimenti non si spiegano queste cose. Tra l'altro ci sono delle cose allucinanti. Cos'è questo? Questo è inquietante. Questo fa paura. Questo che sto zoomando sul telefono e che in editing vi metterò, fa paura. È terrorizzante. Potrebbe anche essere tipo un'ultra creatura. Questo è anche bello, per questo fa paura, perché potrebbe avere un senso. Se pensiamo ai design delle ultra creature, abbiamo questa cosa che... E io su questa cosa però ho fatto una riflessione, no? Perché vi porto questa news? Perché è una stronzata? Sì, ma anche perché ho fatto una riflessione, cioè una macchina non potrà mai produrre veramente un Pokémon. Ok, cioè una macchina potrà produrre il design di un Pokémon perfetto, ma la mente che ci sta dietro alla creazione del Pokémon gli crea anche una storia. La macchina non può farlo. Pensate a tutti i concept analysis che ho fatto sul canale, vi prego andate a vedere, vi metto la playlist, non se li caga mai nessuno. Pensate ai concept analysis che ho fatto. Cioè, una macchina non potrebbe mai produrre un concept di un Pokémon, potrebbe produrre un design, perché quello è un procedimento che si può fare meccanicamente. E che senso ha questa riflessione? Nessuno. Nessuno. Però l'ho fatta mentre andavo a fare la spesa 10 minuti fa. Se mi seguite su Instagram lo sapete. E quindi volevo dirvelo. Siamo più fighi delle macchine. Strong. Grandi muscoli. Passiamo alla prossima, vi prego. Oh, questa è una grande news. Perché è stato confermato un sequel di Detective Pikachu. Sequel di Detective Pikachu. Io ho paura, sono terrorizzato, mi sto per nascondere in un angolino, perché come possono fare un sequel di Detective Pikachu? È finito il film, è finito. Non c'è un finale aperto nel film, no? Paura. E quindi, cara Warner Bros, cara The Pokémon Company, io non berrò perché non so nulla, non voglio fare il giudice. Ma vi tengo d'occhio, bastardi. Rovinate il sequel di Detective Pikachu e io prendo una canna di bambù e ve la infilo su per il... Sapete anche a chi vorrei infilare una canna di bambù nel culo? Ma però a sto punto deve spuntare dalla bocca, ok? Una scena veramente brutta. Regia conferma, è una scena proprio brutta. La taglio? No. Ma sì, sono grandi vaccinati! Che cazzo ce ne frega noi? E poi... Sai che lo farei veramente con questi qua. Koro ha annunciato che il suo prossimo numero avrà delle news. Voi direte, no, ma perché allora stai per bere, stai prendendo la birra? No, cos'è successo? Ha annunciato delle news, evviva! Grazie al cazzo, c'è le tre. Puttana troia, Koro, non solo sei inutile come lo schifo, ma... Ci pigli pure per il culo. E grazie che avrai le news. Dirai le cose delle tre. Dirai le cose delle tre. Quindi Koro ti becchi una doppia bevuta. Perché fai schifo. Hai sempre fatto schifo. E mi pigli per il culo. Quindi io non ti piglio per il culo, ma infilo la già citata canna di bambù nei tuoi orifizi. A proposito di E3, comunque, ragazzi, probabilmente le prossime news corpose di Pokémon Spada e Scudo ce le avremo lì. È inutile aspettarci un altro trailer perché l'E3 è troppo vicino. Quindi a sto punto ci tocca aspettare attorno all'11 giugno. L'E3 servirà per parlare di tutti i titoli Nintendo che usciranno nel 2019 annunciato. Quindi se non parlano all'E3, non necessariamente nella Direct, ma all'E3 di Pokémon, vuol dire che non c'è più. Hanno cancellato il gioco. Anche se l'ultima news di cui parliamo è una news su Spada e Scudo. E io sono contento, però per dirvi perché sono contento dovete aspettare questa transizione. Che partirà il mio schiocco delle dita, perché... Perché la regia e io siamo come fratelli. Vero lavastoviglie? Oh, signori, abbiamo delle news su Spada e Scudo. Non lo nascondo. Per me questa è una news e sono molto contento. Allora, regia, mandami per piacere la news. Questa immagine. Hola. Allora, in Giappone recentemente c'è stato un contest per sviluppare una maglietta con un design a tema Pokémon. Ed è stato anche confermato che il vincitore avrà la sua maglietta all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, con tanto di immagini annesse per far vedere tale maglietta. Ora, per certi versi è stata confermata la feature della personalizzazione del personaggio, che però si vedeva già nel trailer. Nel senso che già molte analisi dei trailer avevano messo in evidenza come ad un certo punto si vedesse un cartello con sopra una t-shirt, quindi verosimilmente un negozio di vestiti. Quindi per questa cosa io bevo, perché è una news che non è una news, quindi fate schifo. Ma dopo aver bevuto parliamo anche di quella che è una news che abbiamo derivato dalle immagini che ci sono state fornite. Quindi bevo, stoppo la birra e poi parliamo.
Dicevano, la news interessante è che vedendo questa immagine notiamo il meteo differente rispetto a quello del trailer, il che è una grandissima cosa. Occhio, qui non si sta parlando di giorno e notte, perché da una parte abbiamo un cielo sereno, dall'altra un cielo nuvoloso, quindi è diverso. Tra l'altro sembra che le grafiche siano migliorate, scontornando meglio le montagne dietro, tutte queste cose. Considerate che l'immagine nuova di Spada e Scudo che abbiamo ottenuto è un'immagine a risoluzione meno alta rispetto a quella del trailer, e quindi le news che possiamo ricavare da questa immagine che abbiamo è che stanno migliorando la grafica di Spada e Scudo, il che è veramente tanto positivo, e che potrebbe esserci una feature che prevede il meteo variabile. Che è fantastico, ragazzi. Cioè, tu quando esci di casa, la prima cosa che noti non è se c'è un ratata nell'erba, ma è wow, piove, c'è il sole, c'è la nuvola, fa freddo. Il prossimo passaggio sarà mettere dei condotti ad aria nella Switch che ti soffiano in testa per farti capire che c'è il vento. Secondo me questa è una gran feature che permetterà un'immersione più accurata all'interno del gioco, quindi sono molto contento e reputo questa una news, perché secondo me questo è il modo di fare la campagna marketing. È la campagna marketing che io vorrei, cioè non una campagna marketing piena zeppa di trailer, è una campagna marketing che viaggia nel vuoto come quella di adesso. Una campagna marketing che ti faccia capire che c'è lavoro dietro ai giochi, che ci stanno lavorando. Far vedere delle immagini inedite, far vedere degli scorci, far vedere i miglioramenti. Hanno fatto questa cosa coscientemente a suo giro? Assolutamente no, quindi sono comunque stupidi. Ma questo tipo di immagine, questo tipo di news, cioè una news non esplicita, questa secondo me è la base per creare una campagna marketing positiva su Pokémon. Questa immagine, per quanto sia poco, a me ha riattivato un po' di hype, e penso che se fosse stato così da febbraio fino ad adesso, l'hype non sarebbe crollato, ma sarebbe ancora ai limiti che aveva prima. Tra l'altro, come dicevo prima, a proposito di campagna marketing, a breve avremo le tre, quindi avremo nuove news, verranno annunciate tantissime cose, io già lo so, e arriverà il paradosso in cui io mi dovrò lamentare delle troppe news e verrò insultato perché non tutti capiranno questa cosa qui, ma fa niente. Tra l'altro alle tre ci sarà Fire Emblem Three Houses. Io sto giocando, ragazzi, ecco, sto giocando Fire Emblem. Basta, per me non ci sono più videogiochi. È bellissimo, è bellissimo. Lo porterò prima o poi in live nei progetti futuri del canale. Mi si sta scaricando la batteria della videocamera, quindi dobbiamo fare velocemente con le news. Con le vostre opinioni. Veloce. Allora, ovviamente le opinioni che vi ho chiesto sono in relazione alla la news di Spada e Scudo. Porygon 2 ci scrive che sarebbe più realistico se introducessero le condizioni meteo variabili in correlazione con l'introducimento delle stagioni. Sì, forse, non lo so. Ci sarà un critical hit sulle stagioni. E basta, perché poi, vabbè, c'è Mari che ci scrive che non si può notare effettivamente il cambiamento, infatti ci saranno dei miglioramenti. E Dragon Power che ci scrive che dopo 3 mesi di attesa volevo almeno un nuovo Pokémon. Ci vediamo alle 3. Detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, i social, la campanella, e noi ci becchiamo, ragazzi, in un prossimo video. Mi scade la batteria, ciao. Sì, lo so, ho detto mi scade la batteria, tipo l'insalata che scade. Lasciate dislike.